Il Ponte Vecchio è il più antico ponte di Firenze e l'unico che non venne fatto saltare dai tedeschi nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale. La prima costruzione risale all'epoca romana, ma fu più volte danneggiato dal varie alluvioni del fiume. Nel 1080 esisteva un ponte in legno, mentre il primo in pietra a 5 arcate venne costruito intorno al 1170, ma fu spazzato via dal violento alluvione del 1333. Dopo la realizzazione dei Lucarni, il ponte venne ricostruito a 3 arcate nel 1345 ed è considerato opera di Taddeo Gaddi o di Neri di Fioravante. Nel 1442 l'autorità cittadina, per salvaguardare la pulizia e il decoro, impose ai beccai di riunirsi nelle botteghe sul ponte vecchio per tenerli un po' isolati dai palazzi e dalle abitazioni del centro. La disposizione mirava soprattutto ad eliminare le consuete, maleodoranti tracce lasciate dai barracini del beccai lungo le strade fino all'Arno, durante il trasporto degli scarti più minuti delle lavorazioni delle carni. Scarti che potevano ora disperdersi direttamente senza alcun danno nella sottostante corrente del fiume. Nel 1575 l'architetto Giorgio Vasari costruì per Cosimo I il Corridoio Vasariano, con lo scopo di mettere in comunicazione il centro politico amministrativo Palazzo Vecchio con la dimora privata dei Medici, Palazzo Pitti. Il corridoio sopraelevato, lungo circa un chilometro, è costruito in soli 5 mesi. Parti da Palazzo Vecchio, passa dalla Galleria degli Uffici, costeggia il Lungarno Archivisserie, passa quindi sopra le botteghe del lato est del ponte, aggira alla sua estremità la Torre dei Manelli, sostenuto dal Beccatelli, e prosegue sulla riva sinistra fino a Palazzo Pitti. Le botteghe dei macellai furono poi occupate da orafi e gioiellieri per ordine di Fernando I nel 1593, che malgradiva un commercio poco nobile e con odori sgradevoli sotto le finestre del corridoio sospeso. Il ponte vecchio fu visitato da Hitler, Mussolini e le gerarchie naziste e fasciste in occasione del viaggio dei tedeschi in Italia al 1938 in cerca di alleanze. In seguito alla ritirata delle truppe naziste, questo fu l'unico ponte di Firenze che non venne fatto saltare dai tedeschi nel 1944, nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Ai quattro angoli del ponte esistevano altrettante torri che ne controllavano l'accesso, di queste resta solo la Torre dei Manelli. Al centro del ponte le botteghe si interrompono con due terrazze panoramiche, quella des è sormontata dal corridoio vasariano, mentre l'altra ospita il monumento con busto di Benvenuto Cellini. La cancellata del monumento del Cellini è stata usata dagli innamorati per appendervi dei lucchetti con scritte in pennarello, simbolo di un legame amoroso che si vuole indissolubile. Le chiavi del lucchetto vengono poi gettate nell'Arno affinché simbolicamente nessuno possa più toglierlo.